Enrico Giancarli, lo vedo pronto in diretta per il punto della situazione. Sì. Con il Presidente, a te. Sì, eccoci con il Presidente Marsilio, che ringrazio. Presidente, che novità ci può dare dopo questa riunione? Beh, il fronte degli incendi è molto articolato, tantissimi focolai, un evidente attacco sistematico, c'è poco di casuale ovviamente in questo, in quanto accade in giornate in cui si sfiorano, si superano addirittura i 40 gradi, con vento forte, vento caldissimo. Sono le giornate proprio quasi comandate per i piromani e per i delinquenti di attizzare il fuoco. Quindi origini dolose? Ma io non dubito quasi mai dell'origine dolosa di questi incendi. Può capitare qualche volta, ma quando nella stessa ora e nello stesso momento si alzano focolai in diversi punti della città e di più città diverse, insomma è evidente che ci sono i soliti, diciamo, interessi, perché poi il piromane non è semplicemente un pazzo, sono persone che hanno interessi precisi nel provocare questi incendi e nel creare queste distruzioni e queste devastazioni. Cosa è venuta fuori? Cosa sta venendo fuori da questo briefing e da questa riunione? Si sta ovviamente lavorando per coordinare gli interventi, cercando di utilizzare al meglio le risorse disponibili, quando però non solo l'Abruzzo, tutta l'Italia, io ho sentito adesso Fabrizio Curcio, il presidente, mio collega della Regione Puglia, insomma tutta l'Italia, abbiamo visto le cronache nei giorni recenti della Sicilia e della Sardegna, qual è la situazione drammatica che sta colpendo un po' tutta l'Italia, quindi anche da Roma c'è difficoltà a rispondere a tutte le richieste di intervento, ciononostante abbiamo avuto un Canadair da qualche ora a questa parte, insomma, disponibile dalla Protezione Civile Nazionale, che sta rafforzando i nostri mezzi. Noi da quest'anno abbiamo un elicottero che ha il doppio della portata dello scorso anno, quindi stiamo affrontando la stagione dell'antincendio con più mezzi e uomini rispetto agli anni passati, però appunto queste giornate diventano giornate campali, ci sono decine di focolai in tutto l'Abruzzo, qui nella provincia di Pescara, oltre a Pescara città e diversi punti di Colle del Telegrafo, San Silvestro, insomma li avete, la Pineta d'Annunziana, li avete fatti vedere voi, li state seguendo, ci sono Farindola che desta molta preoccupazione, stiamo dirottando proprio in questi momenti l'elicottero su Farindola perché lì non sono in grado di gestirlo solo da terra, c'è Città Sant'Angelo, c'è Penne, anche se a Penne mi segnalano i vigili del fuoco, la situazione la stanno al momento riuscendo a tenere sotto controllo, c'è Bolognano nella Valle dell'Orta, è da molte ore ormai che c'è questo incendio in una zona difficilmente accessibile, perché anche qui si capiscono, insomma, la professionalità di certi interventi, come accadde anche l'anno scorso all'Aquila, non a caso il luogo in cui si svilupparono i primi focolai erano i luoghi meno accessibili, più difficili da raggiungere. E quindi questo è evidentemente ritarda il tempo di azione, e quando poi il vento porta le scintille infiammate, le braci ardenti in ogni dove, è chiaro che poi l'incendio si propaga naturalmente in tanti altri punti diversi. Direttore, prima di dover lasciare il Presidente Marsilio, che deve tornare nella riunione, se hai una domanda veloce io l'auricolare la giro al Presidente. Uomini e mezzi servono urgentemente, perché si parla appunto di una insufficienza in questo momento a fronteggiare la crisi in Abruzzo, come si risolverà? Il direttore da studio dice che servono uomini e mezzi perché c'è insufficienza, come si risolverà questa crisi? Uomini e mezzi, ripeto, i mezzi che abbiamo messo a disposizione, i mezzi e gli uomini che abbiamo messo a disposizione quest'anno sono più di quelli che c'erano a disposizione e meglio organizzati rispetto agli anni passati. Il problema è che quando si scatenano incendi di questa portata e di queste dimensioni non ci sono mezzi e non ci sono uomini che tengano, perché è un fatto proprio fisico, quindi io poi chiaramente più risorse ci daranno, è chiaro che se anche a livello centrale si comincerà finalmente a capire che i soldi spesi sulla prevenzione e sull'organizzazione di queste operazioni di spegnimento, di azioni, sono soldi ben spesi, perché poi evitano di dover spendere i milioni che poi costerà dissodare questi terreni, ripristinare i danni e pagare, insomma, fare il conto di tutti i danni che verranno fatti al patrimonio pubblico e privato.
Proprio l'ultima da parte mia, poco fa in lacrime il sindaco Carlo Masci ha lanciato un appello ai cittadini di Pescara. Lei da presidente della regione si sente di lanciare con la nostra diretta di Rete 8 un appello a tutti gli abruzzesi? Ma io intanto ho visto con i miei occhi centinaia di cittadini pescaresi partecipare in prima persona con come potevano, soprattutto nei dintorni della Pineta d'Annunziana, dove ville e villette sono tutte dotate di prese d'acqua e quindi con le loro pompe bagnando le strade, bagnando le chiome degli alberi, insomma cercando così di creare un freno, ed è stata chiaramente una scena molto apprezzata che dà senso di una comunità che si è messa insieme alle forze dell'ordine, ai volontari della protezione civile, a tutti gli uomini in divisa di ogni ordine e grado che si impegnano duramente per fronteggiare gli incendi. Questa vicinanza e questo gioco di squadra con i cittadini è un gran segnale. Quello che lascia sempre l'amarezza in fondo è che non si capisce perché quasi mai si individuano i colpevoli, e quindi l'appello che rivolgo era quello che feci anche un anno fa quando ci fu il grande incendio dell'Aquila che caratterizzò la stagione dell'antincendio dello scorso anno, e anche alla magistratura, alle attività di polizia giudiziaria, investigativa, di incrementare l'attenzione verso questo fenomeno. Io non credo che siano un numero molto elevato le persone che hanno questa inclinazione e che facciano questo tipo di attività, e i sospetti non possono non essere noti alle forze dell'ordine, e chiedo uno sforzo particolare, di attenzione particolare, perché questo tipo di criminalità non è meno importante e meno devastante della criminalità mafiosa, della grande criminalità organizzata o di altro tipo di reati. Non ci deve essere nessuna sottovalutazione, e io spero, ne parlavo prima anche con il prefetto, che le telecamere presenti lungo la Pineta e lungo gran parte anche delle abitazioni, anche le abitazioni private, gli esercizi commerciali, delle realtà che sono state attraversate dal fuoco, ci possano aiutare ad individuare i colpevoli. Ci serve però, ripeto, un'attività investigativa molto, molto forte, non solo a posteriori, anche preventiva, quando si annunciano giornate simili, perché dobbiamo stroncare queste attività delittuose, colpirle duramente, perché altrimenti è troppo facile, insomma, averla vinta. Ripeto, in giornate in cui ci sono 40 gradi, non piove da 15 giorni, è tutto secco nel sottobosco, è un attimo, no? Creare incendi che devastano migliaia di ettari. Presidente, io la ringrazio, buon lavoro, grazie, l'abbiamo disturbata nella riunione operativa con il prefetto. Direttore, io mi fermo qui se non ci sono ulteriori domande, anche con la collaborazione tecnica di Alberto Capo.